Bandiere a mezz'asta sulla Casa Bianca e sul Campidoglio e nei luoghi simbolo degli Stati Uniti. Una settimana di celebrazioni, fino alla sepoltura il 2 settembre, per rendere omaggio a John McCain, il senatore americano 81enne deceduto il 25 agosto per un cancro al cervello. La Camera Ardente sarà aperta il 29 agosto nel Campidoglio dello Stato dell'Arizona, dove viveva a Phoenix. Qui gli abitanti si sono già mobilitati con fiori, bandierine e biglietti per ricordarlo. Vogliamo rendere omaggio a un grande patriota americano, dice un uomo, un eroe americano, un uomo da onorare. Non sono stata sempre d'accordo con lui, spiega una donna, ma è stato sempre a favore del popolo dell'Arizona. Era uno di noi. 6 anni di prigionia in Vietnam e 2 incidenti aerei. L'ex pugile, dopo la sconfitta contro Barack Obama alle presidenziali, ha continuato a combattere e fino a quando ha svolto attività politica da repubblicano a Washington, si è opposto duramente a Donald Trump. Ma il presidente americano lo ha ricordato in un tweet, pregando per lui e la sua famiglia. La salma del 2 volte candidato alla Casa Bianca sarà poi trasportata in una base aerea della Guardia Nazionale dell'Arizona nell'aeroporto di Phoenix per essere trasferita a Washington. Il 31 agosto la bara sarà esposta nella rotonda del Campidoglio per una cerimonia durante la quale il pubblico potrà rendergli omaggio per 6 ore. Il 1 settembre i funerali solenni presso la Cattedrale Nazionale, alla presenza della famiglia, amici e colleghi del Congresso, oltre che di dignitari americani e stranieri. Il 2 settembre John McCain sarà sepolto nel cimitero dell'Accademia Navale ad Annapolis, nel Maryland, accanto al suo amico Chuck Larson, un ammiraglio che gli è sempre stato vicino dai tempi della scuola militare. La sepoltura avverrà in forma privata.